Comunque, ritornando a noi, infatti, neanche di fronte a tutte le irregolarità procedurali subite, ho mai scantonato o accennato a una qualche reazione ribellione. Anzi, ho ingoiato di tutto e di più. Ma ora, dopo questa sentenza assurda, generalmente riservata ai criminali malavitosi, abitué e di spicco, e che hanno scelto la malavita come modello di vita, quale io non ho fatto, non ho mai fatto, non posso più rimanere in silenzio. E voglio dare voce così ai miei dissensi, l'ordure, violazioni e abusi subiti da questo sistema di mala giustizia italiana e suo evidente accanimento nei miei confronti e nei confronti anche del mio ex collaboratore Lavitano e di tanti altri coimputati di questa vicenda giudiziaria. Hanno voluto dare l'esempio, ci hanno fatto passare in questa vicenda, credetemi, è tutto più che altro basato su equivoci che si sono creati, perché anche i cosiddetti delinquenti abituati che sono stati coinvolti lo avevano fatto per un fine diverso, cioè quello di voler cambiare vita, che gli inquirenti o i magistrati ci credono o meno. Ma vabbè, questo faceva parte di un progetto che io e Lauritano avevamo stilato, se si può dire così, anzi più lui, però vabbè, ne parliamo poi dopo. E tutto perché è stato e viene letto dagli inquirenti e magistrati solo e esclusivamente in chiave accusatoria e, come spero più avanti, oltre per il coinvolgimento, ovviamente, il coinvolgimento dei servizi segreti paralleli e trasversali, ovviamente deviati. Quindi, avete capito? Oltre al coinvolgimento dei servizi paralleli, trasversali e deviati, dei servizi segreti italiani. Storielle da film. Poi, ascoltate, poi vi fate voi un'idea. Di fatto, prima di approfondire i vari punti che comunque sono esposti in un memoriale che verrà pubblicato come allegato a questi video blogs, con mio blogs, vorrei precisare che alcuni di questi punti, vorrei precisare alcuni di questi punti così da essere estremamente chiaro nella dichiarazione dei miei intenti e di cosa mi ha spinto a tutto ciò. La storia che state ascoltando è la verità storica dei fatti che si sono accaduti e susseguiti per come sono, per cui la verità reale e vera dell'avventarsi di questa vicenda giudiziaria, o perlomeno la verità quale io ho vissuto. E non quella deviata e distorta dalla lente di una giustizia ingiusta. E ovviamente non lo dico solo io. Guardate gli scandali che si nascondono dietro una giustizia deviata. Gli scandali che stanno succedendo con il... anche quelli che stanno succedendo attualmente con il Consiglio Superiore della Magistratura. Va bene, ma poi parleremo anche di questo. Quindi la lente di una giustizia fredda, spietata e disumana a convenienza, quindi disumana a convenienza. L'esposizione della mia vicenda ora, cioè perché ora, è la conseguenza delle irregolarità procedurali, evidente accanimento giudiziario subito fino alla mia sentenza di primo grado e quale ho dovuto ingoiare, poiché ostaggio della giustizia italiana, che ha giocato sulla costituzione impegno della mia persona e della mia posizione diplomatica. Insomma, si è costruito un processo sul personaggio, più che leggere davvero i fatti nella loro oggettività probatoria, e proprio perché ostaggio della giustizia italiana, non potevo ribellarmi alle irregolarità che subivo, anche per non peggiorare, soprattutto per non peggiorare la mia posizione stessa. E quindi
E questo, ovviamente facendo riferimento anche a tutte le vicende giudiziarie ingiuste subite da cittadini, poi assolti da accuse infamanti, quindi non sono e non sarò né il primo e nell'ultimo che subisce queste ingiustizie. Poi, quando mi definisco ostaggio della giustizia italiana, ditemi voi come dovrei definirmi, oppure come una persona dovrebbe definirsi fino a quando non viene condannato in terzo grado, visto e considerato che la Costituzione lo ritiene presunto innocente. Quindi io, da presunto innocente, come mi devo definire? È ovvio che mi posso solo definire che sono ostaggio della giustizia italiana. Comunque, dicevo, posso adesso dare sfogo a tutta la merda che la mala giustizia italiana mi ha fatto ingoiare e fa ingoiare a tanti altri cittadini italiani che si impigliano nelle maglie della rete di una giustizia ingiusta, deforme, perversa, controversa e molto alta. E casomai commetterò un illecito, un reato per questo mio esporre, almeno cazzo ho la soddisfazione che pagherò per un qualcosa che ho commesso e non per fatti mai commessi, i quali mi imputano questi inquirenti. Come ho sempre affermato dal primo momento, posso avere delle responsabilità morali in questa vicenda, ma non è ma né ho mai partecipato materialmente, né tantomeno ho concorso moralmente ai fatti. Dunque, non devo e sicuramente non voglio convincere nessuno di una mia o di una qualche innocenza di qualcuno, mio di qualcuno, ma in questo video bloggato voglio perlomeno avere l'opportunità di esporvi la verità storica di questa vicenda. Purtroppo, fatti adulterati, manipolati, distorti ad uso e consumo un po' da tutti. Perciò mi sia concesso almeno di dire anche la mia, no?